Salve ragazzi e benvenute fanciulle in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare un esperimento che abbiamo provato a fare in live, ma che credo sia meglio da fare in video. Siamo su Wattpad, il luogo dove i sogni di ogni scrittore vanno a infrangersi sulla barriera corallina fatta di fanfiction e storie squallide d'amore. E non lo dico certamente perché non ho avuto alcun successo io su Wattpad e sto togliendo tutti i miei racconti per metterli sul mio sito personale www.loscribachino.it. Comprate il merchandise che non esiste, era una battuta, scherzo. No, non è questo il motivo per cui parlo male di Wattpad. Wattpad è un portale in cui puoi portare i tuoi racconti per farli leggere agli altri. Il problema è che è molto difficile raggiungere un'utenza che non sia quella che ti porti già da solo te con i tuoi social, con gli altri profili, perché la maggior parte dell'utenza che affolla questo sito in realtà è composta da ragazzini in età preadolescenziale che con gli ormoni a mille che vogliono leggere storie omosessuali di lupi mannari e vampiri. È un sito dove puoi trovare una discreta quantità di racconti scritti in maniera discutibile, possiamo dire in questo modo, dato che chiunque può essere uno scrittore. Diciamo che la qualità tende a oscillare. Oggi andiamo a leggere delle fanfiction, potrebbe essere l'inizio di una piccola serie, e oggi le leggiamo in particolare su Overwatch, un gioco abbastanza famoso della Blizzard, a cui sono particolarmente affezionato. Qui andiamo a cercare Overwatch nella barra di ricerca e vediamo un po' cosa ci offre questo bellissimo portale. C'è molta scelta, come potete vedere, e direi di andare a cominciare con uno a caso. Magari iniziamo con Overwatch Nightshade, cioè per adulti, quindi possiamo aspettarci che sia qualcosa di piccante. E prima di cominciare questo video, potenzialmente questa serie, voglio ricordarvi che questo video non ha lo scopo di dileggiare, di prendere in giro questi scrittori, ma di farsi due risate e nello stesso tempo dare un paio di consigli, valutare un'opera scritta, in modo che magari qualcuno che voglia avvicinarsi alla scrittura e voglia scrivere un racconto di questo tipo possa non commettere gli stessi errori che possono essere commessi all'interno del racconto. Andiamo a vedere. 8 anni fa, Gabriel Reyes, capo di Blackwatch, assume Nightshade nella sua squadra. Aiuterà la squadra a combattere contro le forze di Talon, ma tutto cambia e Nightshade dovrà unirsi a Overwatch. L'accetteranno? C'è solo un capitolo, andiamo a vedere cosa ha da offrirci. Mi nascondo dietro un muro. Ho il respiro affannato e tengo strette le mie due Parabellum in mano. Controllo se nelle tasche ho ancora le mie ricariche e se sono ancora tutta intera. Decisamente. Solo un paio di graffi sulle gambe e in viso. I soldati di Talon perlustrano questa zona di Rialto, Venezia, mentre io cerco di non farmi notare da loro. Da quando c'è stata la crisi degli Omnic, qui è letteralmente crollato tutto. Città, famiglie ed io. Non ho più ritrovato la mia famiglia, ma so che mio fratello non è morto, me lo sento nel sangue. Da quando ciò è successo, combatto per sopravvivere. Credo che è una legge che valga per tutti qui. Ricarico le mie pistole e controllo il quartiere. I soldati sono distratti. Bene, è il momento. Corro più veloce di quello che sembra, e questo è un vantaggio per poter scampare alle forze di Talon. Mi posiziono dietro due soldati e li sparo. Altri quattro si accorgono della mia presenza e comincio a utilizzare persino le mie gambe per poterli mettere KO. Ci riesco, ma sfortunatamente un soldato mi prende e mi punta la sua arma contro il petto. Sei morta, annuncia. Mostro un ghigno. Questo bastardo crede che una semplice ragazza di 16 anni si farà abbattere? Sta commettendo un grosso errore. Non credo proprio, pezzo di metallo. Gli sfero un Dollio Chagi. Dollio Chagi? From the ready position, lift the knee up to a 90 degree angle with the front kick. Ok, so cos'è un Dollio Chagi. Ho imparato qualcosa. Grazie. Gli sfero un Dollio Chagi, Chagi? Ho praticato tutta la mia vita arti marziali. Può sempre tornarmi utile. Lascia cadere in aria l'arma e colgo l'occasione per sparargli in testa. Sento il proiettile rimbalzare sul terreno mentre cade per terra lentamente. Bene, questa zona è ora sicura. Raccolgo le mie pistole cadute poco fa. Potrebbero esserci dei civili qui, penso, girandomi intorno. Non è mio compito salvarli, quello spetta ad Overwatch. Sento un senso di disgusto quando pronuncio quel nome. Quel Morrison non c'era nel momento di bisogno, non c'era quando migliaia di famiglie e persone indifese si sono ritrovate disperse, perdendo i loro cari. Non era presente alla scomparsa della mia famiglia. Stringo il manico della mia pistola destra, cercando di togliermi dalla mente quel pensiero. Abbasso la testa per qualche secondo, anche se per me sembrano secoli. Guardo le mie scarpe, sporche, piene di cuciture, sul punto di rompersi. Proprio come me. Perché combatto quando avrei potuto smettere di farlo sin dall'inizio? Per cosa lo faccio? Per vendicare i miei cari da Talon? Tutti questi pensieri. Mi scoppia la testa.
Avverto la presenza di qualcuno. Mi giro, alzo le mie pistole e cerco di indovinare dove si è nascosto il nemico. Dei passi. Si fanno sempre più vicini. Il sudore mi scorre sulle tempie. Vieni fuori, codardo! Nulla. Ed ecco la figura allo scoperto. Credo di conoscerlo, forse fin troppo bene. Ho visto il tuo spettacolo. Non male per essere solo una ragazzina. Chi crede di essere? Suppongo tu mi conosca, ragazzina. Abbasso la guardia. Lui è Gabriel Reyes? Quel Reyes? Comandante di Blackwatch? Lui sì che è una persona la quale stimo molto. Una persona che non si è resa mai. Stavo per controllare la zona con la mia squadra, ma hai appena finito il nostro lavoro. Ride la sua frase. Lo guardo bene. La sua pelle scura. Il pizzetto ben sistemato. Il cappello sulla testa. La sua divisa di Blackwatch. E le sue pistole. Belle pistole. Forse un po' troppo piccole. Le guardo di nuovo. Esitante. Sarà, pronuncio sicura. Si avvicina a me. Mi porta sotto un porticato per essere più nascosti dalla luce della luna. Sei tosta, ragazzina. Posso sapere il tuo nome? Appena chiesto come mi chiamo. Devo dirgli il mio vero nome? Ridacchia la mia risposta. Non dirmi che non hai un nome. Noto da vicino che ha delle cicatrici sul volto. Cavolo. Certo che ce l'ho. È che non sono sicura di dirtelo. Non mi fido a prima vista delle persone. Il mio sguardo cade verso il basso. Sempre di più, non riuscendo a guardare Reyes. Puoi fidarti di me. Chiamami Nightshade. Lui si accontenta. Lo vedo dall'espressione del viso. Poggio una mano sulla mia spalla sinistra e si inginocchia all'altezza del mio viso. Ho una proposta per te. Ti sto osservando da un po'. Ti voglio nel team di Blackwatch. Aspetta, davvero lo vuole? Io, beh, non posso rifiutare. Accetto. Gli offro la mia mano da stringere. Lui lo fa volentieri e sorride, dandomi una pacca sulla spalla. Ottima scelta. Ti porto alla navetta. Pareri, ok? Non è ridicolo, ovviamente. Ci sono dei refusi abbastanza antipatici che mi fanno pensare che non sappia come si scrivono determinate parole, tipo pellustrano, girandoni intorno. Ragazzi, non vi dico quanto è importante fare una revisione di un testo prima di pubblicarlo. Capisco che si abbia voglia che gli altri lo leggano, capisco che siamo stanchi dopo aver scritto un racconto e si voglia semplicemente mandarlo a pubblicazione senza doverci stare dietro troppo tempo, però è veramente tanto importante, perché una parola scritta male all'interno di un testo scritto bene, il rischio che fa è quello di distrarre il lettore dalla storia e rovinargli l'immersione. Li leggete sempre i vostri racconti, idealmente fate leggere a un paio di persone di fiducia che possano darvi un feedback e vi possano individuare degli errori, perché purtroppo quando si scrive una cosa e la si rilegge si rischia di leggere quello che si pensa di aver scritto piuttosto che quello che si è scritto, ok? Quindi primo suggerimento che mi sento di dare è questo qui. È evidente che l'autrice ha una cotta per Reaper, in arte, ovvero Reyes. Ci sono delle cose un pochino strane. Secondo me si inginocchia per essere all'altezza del mio viso. Quanto è alto Reaper e quanto è alta lei? Perché Reaper non è esattamente un gigante nel mondo di Overwatch, cioè né Reinhardt, quindi quanto sarà alto? 1,80 m? 1,90 m voi? Lei comunque è una ragazza di 16 anni, anche se lei fosse alta 1,60 m, se lui si inginocchia, lei è una bambina, ok? Se lui si inginocchia il volto non è all'altezza del viso. So che è una troiata, però è qualcosa a cui devi prestare attenzione. Detto questo, ci sono alcuni punti in cui può essere migliorato il racconto. Attenzione alla punteggiatura. L'autrice o autore, penso sia un'autrice, perché è molto più facile sia una donna a scrivere di un protagonista femminile, anche se nel mio libro una delle due protagoniste è femminile, utilizza continuamente dei periodi estremamente corti, ok? Mi nascondo dietro il muro, punto. Ho il respiro affannato e tengo sette le mie due paramelle in mano, punto. Controllo nelle tasche se ancora le ricariche sono cadute intera, punto. Decisamente, punto. Solo un paio di graffi sulle gambe e in viso, punto. Sebbene crei un senso ritmato che ci possa stare in una situazione di guerriglia, una situazione di pericolo, il rischio maggiore che si viene a creare è che non crei una narrazione scorrevole, ok? Le virgole aiutano tanto in questo senso, i puntini, se sai quando utilizzare i punti di sospensione, aiutano tanto. È importante quando finisce un periodo andare a capo, lasciare anche un po' di spazio. Purtroppo Wattpad non è l'ideale in questo senso, però vi capiterà di continuo di pubblicare storie su dei social o su dei siti in cui il rischio della formattazione è di creare questa specie di wall of text, questo muro che rende un pochino più difficile la lettura. Già andare a capo lasciando un po' di spazio ti permette al lettore di orientarsi meglio all'interno del testo, lasciando un paragrafo di spazio ancora meglio. Ovviamente fa anche strano l'utilizzo di termini
estremamente tecnici, tipo le Parabellum, tipo gli Sferron Dolly Ochagi, o Chagi come si legge, perché capisco che l'autrice o autore abbia questa conoscenza ed è giusto utilizzare determinati termini se li conosci, se sono nel tuo vocabolario, però devi tenere conto di quello che conosce il lettore. Quindi se te mi fai una frase in questo modo, il lettore non capisce cos'è, capisce che probabilmente è una mossa, però è costretto ad andare a cercare o comunque viene distratto dalla lettura, il che non è mai una cosa positiva. La cosa che puoi fare è, se vuoi utilizzare questo termine tecnico, fai che lei tira un calcio, magari uno spettatore, un compagno di armi, così, dice che bella mossa, che cos'era, e lei spiega che era un Dolio Chagi, e gli spiega come fare alzando la gamba e tutto, così lo spieghi al lettore senza dare l'impressione che sia uno spiegone e senza costringerlo ad andarsela a cercare da solo. In fin dei conti non è scritta male, ho letto cose molto peggiori su questo sito. Questo potrebbe essere un format abbastanza veloce, leggere una o due fanfiction a video, per fare video un pochino più corti, per fare video un pochino più leggeri, in cui posso dare dei consigli di scrittura dal mio piccolo, ovviamente. E quindi consigliatemi pure altre tematiche, lo faremo sempre in questo modo, andremo a cercare una tematica e leggeremo un racconto a caso per poi commentarlo insieme. Spero possa essere interessante, ma avete chiesto dei video un pochino più tecnici sulla scrittura e sulla sceneggiatura, ed è quello che sto cercando di fare, piuttosto che fare un video in cui spiego tecnicamente alcune tecniche di scrittura o in cui vado a dire si scrive in questo modo, si fa questo, non si fa quello. Credo che il modo migliore per insegnare o per comunque veicolare un insegnamento di questo tipo sia quello di vederlo tecnicamente in opera, ok? Vedere uno scrittore emergente dove tende a sbagliare il più possibile, così da eliminare questi errori comuni e potenziare le cose che possono essere potenziate. Fatemi sapere se secondo voi può essere interessante questo genere di video. Siamo in chiusura, vi ricordo i link ai social e tutto il resto che trovate in descrizione nel primo commento, per arrivare al gruppo Telegram dove potete condividermi qualsiasi cosa e avere il mio parere e condividermi il vostro. D'ora in avanti questi video conterranno una, massimo due fanfiction, perché non credo sia sensato fare video lunghi 30 minuti in questo senso, ma fare video un pochino più brevi, un pochino più succinti, in modo che ci si possa concentrare su determinati aspetti e si possa comunque sorridere leggendo un racconto o altro. Grazie mille per aver visto questo video, ci vediamo presto, buona buona, buona buona buona.